Io saluto a tutti, andiamo subito al sodo. Allora, come ora costituente, che è una delle cose che avevano fuori dalla sinistra contro l'euro, che fece questo vademecum, che io consiglio a tutti di leggere o rileggere, io l'ho fatto e devo dire alla luce anche degli eventi greci è straordinariamente efficace come risposta. E insieme agli amici della Moda Non Theory, umbri toscani, pensammo tempo addietro di fare un seminario e il momento in cui abbiamo scelto di farlo cadere il 18 luglio oggi non poteva essere più felice o infelice, dipende dal punto di vista, viste le vicende greche. Okay? Cosa abbiamo scoperto in Grecia? Abbiamo scoperto che quello che noi del resto avevamo detto, che Syriza sale al governo sull'onda di un grande successo elettorale e non aveva un piano B. Per noi che siamo qui è evidente cosa significa un piano B, cioè un piano per l'eventuale rottura dell'eurozona, per l'uscita, per la riconquista della sovranità monetaria, che come abbiamo sempre detto non è una passeggiata ma una condizione preliminare per evitare, per venire fuori da questa spirale del debito, delle politiche deflattive, antipopolari e antidemocratiche. Cosa ci insegna il caso greco? Su questo poi daremo la parola a Sergio Cesaratto, che era con noi al forum di Atene un mese fa. Ci insegna che nell'euro è inevitabile seguire politiche deflattive e austeritarie, per come è stata concepita questa moneta unica, come moneta di stati che hanno differenti politiche fiscali, di bilancio e così via, differenziali produttivi enormi, e che nell'euro non c'è democrazia, perché c'è stato un referendum che sì era sul quesito se erano d'accordo o no i greci sulla proposta fatta dalla Troica e dalla Commissione Europea. Però forse questo no al referendum, con questo successo così consistente, c'aveva anche un altro significato. Secondo noi, abbiamo dato questa lettura, quel grande successo del no, che a un certo punto gli stessi dirigenti di Syriza forse volevano annullare, perché forse non lo sapete, ma in quella settimana decisiva, tra l'indizione del referendum e la celebrazione del referendum, diversi esponenti di spicco di Syriza hanno detto se si fa l'accordo siamo pronti ad annullarlo. Alcuni dirigenti addirittura, può sembrare più assurdo, ma è così, no? E possiamo fidarvi le fonti, hanno addirittura detto che se ci fosse un accordo, per non far incazzare gli eurocrati e i tecnocrati, siamo addirittura disposti a dire, a dare indicazioni di voto, sì. Quindi c'era lo sbandamento totale. Quando è stato vinto il referendum, è stato vinto secondo noi per due ragioni fondamentali. Gli strati più umili della società hanno votato compattamente per il no, perché ha un risultato del 60 e passa in alcune zone popolari, non solo di Atene ma della Grecia, c'è stato un 80-85% del no. Però il segno è dell'orgoglio nazionale, è indiscutibile, quindi l'incontro tra istanze sociali del popolo lavoratore oppure del popolo che ormai è nella totale emarginazione con l'elemento della nazione e dell'identità nazionale, profondamente ferito dalle pratiche euriste. Quindi Syriza non aveva un piano B. Il signor Varoufakis, che a un certo punto si è dimesso, qualcuno accennava che forse si è dimesso perché questa è una prova di forza, lo mettono addirittura la Banca d'Italia, bastava leggere quello che diceva in quelle quattro righe. Qualcuno nell'Eurogruppo ha chiesto che io mi tolga di mezzo per favorire l'accordo. Quindi noi interpretiamo questa cosa come l'inizio del cedimento, cosa che è puntualmente avvenuta. Sapete adesso che Varoufakis, la ragione precisa per cui si è dimesso, è che in Consiglio dei Ministri lui è stato messo in minoranza perché dice guardate che se si va al referendum e si va allo scontro, questi vi fanno chiudere le banche, quindi vi strozzano. Dobbiamo essere pronti a mettere in circolazione una IOU, cioè una moneta complementare, per dare ossigeno all'economia, bocciata nel Consiglio dei Ministri. Quindi la grande maggioranza di Syriza ha fatto ciò in cui credeva e che ha sempre dichiarato: noi non vogliamo uscire dall'eurozona, vogliamo restarci dentro, vogliamo stare nel club, nel Rotary Club, nel club dei ricchi e così via. Quindi non c'era un piano B. Noi riteniamo che ciò che dice Schäuble, o la durezza della posizione non solo tedesca ma dei fatti, è un parlare a nuora perché solo ce la intende. Cioè la Grecia pesa poco, no? Anche come debito complessivo rispetto al debito globale, come PIL eccetera. Parlano a nuora perché so ce ne intendo. È l'Italia a cui essenzialmente parlano e non solo ai cosiddetti fixi, in modo particolare all'Italia. Ora, uscendo dall'euro, idee proposte per una politica economica sovrana.
L'altro ieri alcuni di noi hanno partecipato al seminario Unione Europea, Sovranità Democratica e Interesse Nazionale, titolo già coraggioso, promosso da Fassina e da Torre. E cosa è venuto fuori? Unanimemente, tranne coloro che ancora insistono perché c'è strano l'euro, che bisogna costruire, la semplifico con uno slogan, il partito del piano B. Siccome noi temiamo che nel prossimo periodo la Grecia ritornerà di nuovo di fronte al problema del default, non si risolve niente, ha rimandato soltanto, la scossa c'è stata, ce ne sarà una ancora più potente, è probabile che l'Italia sia travolta dalla disgregazione dell'Eurozona. Se accadesse, noi abbiamo bisogno di indicare ai cittadini un programma preciso, credibile, cosa succede se usciamo dall'euro. Perché poi un conto è se ti cacciano, un conto è se te ne vai. Comunque è indiscutibile che una forza politica come degna di questo nome, in una situazione come questa, deve avere un piano B. Lo avrebbe dovuto avere anche Sisa, se credeva nel piano A, perché avete visto cosa ha detto la Merkel? Siamo contenti perché è passato il nostro piano A, perché il piano B era quello di Schäuble, vi cacciamo. Quindi siamo a un punto, secondo me, in cui in Italia in realtà il dibattito, non solo tra economisti ma anche tra politici, è più avanzato che nel resto dei paesi d'Europa. Per chi conosce bene la Grecia si è stupito che in realtà lo spessore del dibattito sull'eventuale uscita era molto arretrato, tranne alcuni valenti economisti, tre o quattro, si contano sulla dita di una mano, politicamente c'era la totale impreparazione. Cioè non è che quel gruppo dirigente, un gruppo dirigente, non so, di traditori, no, esprimeva ciò che era diventata e ciò che c'era nella sinistra greca, cioè la totale inadeguatezza e impreparazione rispetto all'ipotesi di una rottura. L'hanno semplicemente esclusa e quindi non hanno nemmeno voluto affrontare il problema. In Italia, anche rispetto alla Spagna, oserei dire, segnalo che dentro Podemos c'è Maretta su questa cosa di Siriza, perché sono stati messi fortemente in difficoltà dall'evidente sconfitta dell'idea altre europeista di Siriza, no? C'è chi dice, prendiamone atto, in questa persona non ci può stare, ahimè Pablo Iglesias proprio ieri ha diffuso una dichiarazione in cui dice che di fatto accetta una posizione tipo questa, non si poteva fare altrimenti, perché in Spagna il sentimento europeista è molto più radicato di quello che voi possiate pensare, è molto più radicato che in Italia. Però anche rispetto alla Spagna io noto e sottolineo che il dibattito che è venuto via crescendo in questi anni da più parti e grazie a più contributi è più avanzato che negli altri paesi. Ora, siccome anche dal PD escono pezzi che guardano all'ipotesi dell'uscita come unica alternativa possibile, penso che sia importante per noi chiarirci bene le idee. Che cosa noi intendiamo per piano B? Cosa fare se c'è la rottura? Cosa fare se si esce? Presupposto che la moneta è un elemento chiave, ma non c'è solo la moneta. Non è che quando gli acquisti sovranità monetaria hai miracolosamente risolto la gran parte dei problemi. È una chiave d'accesso, è una condizione preliminare. Quindi noi abbiamo fatto queste domande a noi stessi, che avrete letto. L'uscita dall'euro comporta anche l'uscita dall'Unione Europea, poi le rileggiamo perché io presiederò e basta. Però noi avevamo pensato, 15 minuti secchi, di dare la parola anzitutto a Sergio Cesaratto. Non conosce le domande. Però sa le risposte. Diamo la parola a Sergio Cesaratto per ricapitolarci la sua visione della vicenda greca. È preliminare. Esatto, perché se ne discute da giorni solo di questo e forse siccome ha scritto anche delle cose particolarmente brillanti e importanti, Sergio, in 15 minuti ce la fai a ricapitolarci le tue considerazioni e il giudizio politico che dai, non solo politico, sulla vicenda greca, quindi referendum e quindi poi firma di questo accordo. Cosa c'è in questo accordo e cosa prevedi per la Grecia grazie a questo accordo? Grazie. Ora il microfono. Diciamo, improvviso un pochino, meglio così. Allora, giudizio sulla vicenda greca, quindi poteva finire altrimenti. Dico subito
che il nodo può stare in una cosa che ha detto Tsipras nell'intervista rilasciata alla televisione greca la domenica, credo, dopo che aveva firmato, la mattina aveva firmato il memorandum, la capitolazione con la Commissione Europea, con la Troica, e quindi ha rilasciato il pezzo della sera stessa, insomma, la televisione greca, un'intervista, che difendeva ovviamente la questione, insomma, faceva capire Tsipras dai sondaggi con la Cina e con la Russia, io non ho trovato una sponda esterna, a un eventuale. Capiamo così, anche magari avevo capito, questo sarà uno degli oggetti di questa giornata, capiamo che un paese piccolo, anche se ha la sua moneta, paese piccolo, anche non necessariamente piccolo, un paese con problemi di bilancio dei pagamenti, un paese che non è, come dire, con un surplus di bilancio dei pagamenti come la Germania, strutturalmente paesi con problemi di bilancio dei pagamenti possono avere o non avere la propria moneta, fuori sono in difficoltà. In particolare un paese come la Grecia, che produce pochissimo, esporta pochissimo, la principale industria, lo sapete, è il turismo, esce dall'euro, si trova così, con che cosa paga le importazioni di materie prime, medicinali, cioè tutto ciò che è necessario proprio alla sopravvivenza della popolazione. Allora Tsipras ha dichiarato, io una sponda esterna non l'ho trovata, poi sostanzialmente anche le dichiarazioni pubbliche cinesi, insomma la Cina che è interessata alla Grecia affinché sta nell'euro, fare investimenti in Grecia affinché sta nell'euro, nel senso che è un canale per, commerciale per entrare in Europa. E, insomma, anche la Russia non ha dato, insomma, la Grecia fuori dall'euro ha bisogno di 10-15 miliardi all'anno minimo, proprio per la sopravvivenza minima, e se questo non c'era, ora naturalmente Tsipras può aver dichiarato questo in maniera opportunistica, nel senso di dire, lui certamente dall'altra parte anche si è capito in questi giorni che loro non hanno mai pensato a un piano B, mai pensato non è vero, diciamo, quello che si capisce che loro hanno fatto, l'hanno studiato, hanno chiesto, Tsipras ha detto, io ho chiesto un parere a degli esperti internazionali, eccetera, e quando ho letto il rapporto ho capito che, diciamo, non era la strada quella, poi più di questo non ha detto, quindi cosa ci fosse in quel rapporto, diciamo, non lo sappiamo. Quindi non è che non sono solo posto il problema. Varoufakis sembrava in questa riunione, in questo gabinetto ristretto, no? Erano 6 persone, ha perso 4-2, questa votazione in extremis, non so quando è stata, insomma, bisognerebbe rifarsi tutta, sono state convulse queste settimane che ogni giorno è importante. E poi in extremis ha fatto queste proposte, diciamo, da contrapporre a quelle europee, ma insomma, anche lì sembrava un po' in extremis. Quindi diciamo loro non ci hanno pensato troppo seriamente, loro si sono mossi su una cosa che poi alla fine è quello che ti hanno concesso, e cioè una moratoria sul debito, perché tanto a questo si va, nel senso che passeranno le cose che il Fondo Monetario Internazionale sta chiedendo all'Europa, cioè voi vi dovete accollare, l'Europa si deve accollare tutto il debito greco, già l'Europa ce n'avrà del debito estero greco, che coincide un po' con il debito pubblico greco, sono le cose più o meno coincidono, l'Europa ce l'ha, ce l'avrà i 2/3, vi dovete accollare anche l'altro terzo, cioè quello con la BCE e quello con il Fondo Monetario Internazionale, e dovete dare alla Grecia un periodo di grazia in cui non devono restituire la rate del debito, e cominceranno a pagare da 30, 40, 60 anni, cioè in inglese lo chiamano extend and pretend, cioè estendi il prestito e fai finta che te lo restituiranno, in realtà è una sorta di congetto. La Grecia deve continuare a pagare dei tassi, dovrebbe pagare dei tassi di interesse molto bassi, che sono quelli a cui l'European Stability Mechanism, il Fondo Europeo Salva Stati, si
si indebita, quindi sono tassi veramente bassi, magari ci dovrebbe pagare solo gli interessi a tassi molto bassi. Tutta la, se l'Europa ti accolla tutto il debito greco, sì. Ma lo fanno, perché tanto la Grecia non può restituire, il debito a Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea. Insomma, questa comunque è la cosa più ragionevole da fare, nel senso che abbassa ulteriormente i tassi che la Grecia deve pagare, quelli col Fondo Monetario e quelli con la BCE sono più alti, quindi gli abbassa ulteriormente i tassi, quindi gli dai da questo punto di vista un po' di respiro, per modo di dire, e ovviamente la Grecia si impegna però, come dire, a non dover chiedere mai più ulteriori prestiti, nel senso ti congeliamo tutto il debito che c'hai, però tu devi come condizione chiedere ulteriori prestiti e di pagare questo tasso di interesse che, seppur basso, 0,5%, però sulla mole di debito di 320 miliardi, 340 miliardi, sono bei soldini annui, quindi devi avere un surplus di bilancio. Quindi sostanzialmente il surplus di bilancio e pareggio dei conti con l'estero. Guardate, la cosa che io penso di parlare a persone che sono già mediamente colte in economia qui, quindi tu non chiedi, come paese, non chiedi più soldi all'estero nella misura in cui hai le partite correnti in pareggio, ovvio. Per avere le partite correnti in pareggio devi tenere in un'economia debole, un'economia debole, pareggio delle partite correnti vuol dire che tieni l'economia in uno stato di depressione. Quindi questo ritorna perché loro ti impongono un surplus del bilancio pubblico, che è una cosa primaria del bilancio pubblico, che è una misura depressiva, e quindi questo va in parallelo con un pareggio delle partite correnti, grosso modo. Quindi lo scambio che Siriza in fondo ha accettato dall'inizio era moratoria sul debito, lo pagheremo, lo cominceremo a pagare tra 30-40 anni, tassi di interesse molto bassi e austerità. Che è, diciamo, che è, come dire, accettare il terreno che poi anche la troica è costretta ad accettare, perché non, diciamo, nel contesto di rimanendo nell'euro, quello è. Il problema è, poteva la Grecia fare un'altra scelta? Non lo so, cioè senza delle sponde esterne, che capite, anche dal punto di vista geopolitico non sono delle cose facili, nel senso, pare comunque in relazione Sibia, Russia e Cina le hanno detto di no. Cioè ti aiutiamo a stare nell'euro, poi cosa si consiste? Dopo l'intervento di Obama. Dopo l'intervento, sì, certamente questa è una cosa, ovviamente questa l'entrata della Grecia in un'orbita russo-cinese avrebbe disturbato enormemente gli americani, quindi pericolo di colpo di Stato greco, insomma. È una situazione assolutamente non facile, ma teniamo presente il problema centrale, che è quello del vincolo estero alla crescita autonoma di un paese. Il problema di Mitterrand 1981, Mitterrand andò al potere con un programma keynesiano, dopo 9 mesi c'era un buco così della bilancia commerciale, perché Schmitt le politiche keynesiane non le faceva, e tu il keynesismo in un paese solo non lo fai. Interanti smise le politiche keynesiane, si allineò, da quel momento probabilmente la Francia è diventata l'ancella della Germania. Questo è il punto di svolta. Dobbiamo tenere questo come asse. Quindi io non lo so se la Grecia altre strade a questo stadio ce le poteva avere. Certo, loro sono stati molto creduloni, cioè loro ci credevano veramente che andando con dei ragionamenti, diciamo, keynesiani in Europa, tu convincessi i tuoi partner, dalle testimonianze, insomma, che si hanno, sia di Varoufakis che di Tsakalos, Tsakalotos, il ministro dell'economia che è venuto dopo Varoufakis, anche uno che sembra di storia di sinistra, loro sono stati molto creduloni, cioè in realtà hanno descritto questi consessi internazionali come assemblee di condominio, cioè come parlare con la Serracchiani, insomma.
no, cioè non, lì non si discute di, come dire, è più giusta la politica keynesiana, è più giusta l'austerità, i moltiplicatori fiscali, no, lì si discute semplicemente, avete fatto le, queste sono le riforme che dovete fare, questo è il surplus primario che dovete, ma queste cose non funzionano, quello non si fa, cioè parlare a vuoto, lasciando da parte poi gli argomenti morali, il debito tedesco, perdonato, quello, la retorica lì è servita a niente, però sarà molto pericoloso su questo. Però ripeto, c'è una difficoltà di fondo sull'uscita dalla Grecia dall'euro, poi qualcuno lo può pensare in maniera diversa. Io adesso non credo di voler entrare su altre cose diciamo di cui avevo scritto ho pensato i giorni scorsi, cioè due cose molto velocemente. Questa storia della solidarietà europea, dobbiamo capire fino in fondo perché non c'è la solidarietà europea, è perché domina il pensiero liberista, siamo marxisti, vuol dire, non so le ideologie che fanno la storia, le scelte politiche, io sono marxista, è perché c'è una tecnocrazia liberista a Bruxelles, ma la tecnocrazia obbedisce, no, obbedisce ai politici, è perché un'Europa federale, dopo, l'idea proprio di Europa in un certo senso, al di là di Europa bella, la cultura eccetera, l'idea di un'Europa federale è un'assurdità, vale a dire, quindi vi faccio un articolo di Hayek letto recentemente, il 39, Hayek è un bellissimo articolo, Hayek dice l'unica, come dire, stato federale possibile tra paesi eterogenei è uno stato federale minimo, cioè uno stato federale che si occupa, ordoliberista, cioè che si occupa di regolamentare, di no, dare, diciamo, mirare l'economia dal punto di vista questo lo puoi fare, quell'altro non lo puoi fare. Ma non può essere uno Stato federale con un bilancio federale forte all'americana, diciamo. Perché? Perché immediatamente, perché dopo pochi mesi finirà. Ammesso anche che, ragioniamo anche di un'ipotesi assurda, perché nessun paese europeo, nessuna Germania, nessuna Finlandia, ma nemmeno nessuna Francia, nessuno tanto vorrà trasferire al bilancio federale 10-20% del proprio bilancio pubblico, tanto, quindi parliamo già di un ma se tu lo fai, dopo pochi mesi finisci con la Jugoslavia, cioè una situazione peggiore di quella di oggi, cominciamo a ghiaccio, a non volerci più tanto bene per paesi europei, ma in quel caso finisci con la Jugoslavia perché ti bisticci su come ripartire le risorse, cioè non, è una storia che non esiste, cioè la solidarietà c'è tra parenti, c'è tra consanguinei, c'è bene o male per quelli che hanno la stessa nazionalità, non è assurdo pensare a questa solidarietà, parliamo di aria fritta. Questa cosa però vanno convinti migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone a sinistra che ancora pensi, riempiono la bocca, maledetta la parola solidarietà, cioè la sinistra campa veramente di... Purtroppo questa è una disgrazia che ci portiamo dietro del marxismo, in questo senso non sono marxista, non sono hegeliano, cioè l'internazionalismo proletario, che c'è una comunanza di interessi, forse Ernesto poi sarà diverso da me, una comunanza di interessi del proletariato, che di fondo ci sarà pure, ma intanto i proletariati stanno a diversi livelli di sviluppo, cioè gli operai inglesi bastonavano gli operai irlandesi, gli immigrati irlandesi al tempo di Marx, insomma, forse Marx doveva un pochino lo ammise successivamente. Marx pensava che la classe operaia non importava che la Germania si sviluppasse, quindi si sviluppasse la classe operaia tedesca, tanto cioè, la classe operaia inglese avrebbe fatto la rivoluzione e liberato tutti i popoli. La storia non è andata affatto così. E comunque siamo realistici, insomma, no? Cioè, i proletariati poi aderiscono o sono cooptati all'interno del proprio Stato nazionale, mettete la lavoro come vi pare, ma tant'è, diciamo, sognare queste cose è veramente vivere, vanno un po' ancora razionalizzato un po' meglio, ma è vivere veramente in un mondo hegeliano, marxista hegeliano e non un mondo reale. Quindi veramente va fatta una battaglia politica a sinistra su veramente finire di sciacquarsi la bocca con queste parole, solidarietà europea, europeismo, io sono europeista prima di tutto, e cosa anche che la professione di un pochino scivola su queste cose, forse problemi politici. Un'ultima cosa e chiudo. Podemos, adesso non so che sono dichiarazioni di
loro hanno preso un po' la distanza dalla vicenda greca dicendo la Spagna non è la Grecia, noi non abbiamo un debito di 340 miliardi di cui la parte estero, la maggior parte con le istituzioni europee o col fondo monetario, con la BCE, loro hanno in effetti solo 50 miliardi con l'European Stability Mechanism che ottennero nel 2010 per ricapitalizzare le banche, quindi potevano spingere quei soldi che le ritirano le banche spagnole. Noi ci finanziamo nei mercati, quindi non siamo assolutamente come la Grecia, in questo loro hanno ragione. Podemos basa la propria ipotesi politica, la riusciamo un po' a razionalizzare, dall'altro che hanno fatto consigliere economico di Podemos, che è l'esecutivo nazionale, ha messo il comitato di 25 economisti che sosteranno. Devo avere un colloquio da Madrid a maggio con Nacho Alvarez, un ragazzo molto simpatico, responsabile economico, dove si basano, partono l'assunto che l'imposizione fiscale, la spesa pubblica sul PIL è molto bassa in Spagna, sono l'ordine del 35% rispetto alla media europea che sarà al 45%, imposizione fiscale, la spesa pubblica sul PIL. Loro si basano sostanzialmente sull'idea che quindi l'imposizione fiscale e la spesa pubblica possono essere ambedue alzati, e c'è quel bellissimo teorema che keynesiano, forse avete sentito nominare, il teorema del bilancio in pareggio, cioè che dice che se tu aumenti 50 miliardi l'imposizione fiscale, aumenti 50 miliardi la spesa pubblica, il PIL aumenta di 50 miliardi, cioè tu puoi fare espansione col bilancio in pareggio. Allora lui dice, noi abbiamo un gap di 10 punti percentuali di PIL rispetto alla media europea di rapporto spesa in posizione su PIL, quindi abbiamo spazio per applicare questo, fare politica espansiva. Dove il problema è che follemente non si pongono, bisogna avere avuto, io ho avuto buoni maestri, ma il keynesismo in un paese solo non si può fare. Infatti Alvarez rimase molto colpito quando gli fece questa obiezione. Ma se voi fate politiche espansive pur col bilancio in pareggio, quindi senza violare i trattati, in Spagna vi trovate con un buco delle partite correnti. E che fate? Già vi rifinanziate il debito nei mercati, lasciate un debito estero che è quasi il 100% del PIL, lo annate. Ecco, allora lì le strade sono due, o un combinato delle due strade, uscita dall'euro. Può essere una o l'altra, tutte e due, uscire dall'euro, però l'idea devi essere ottimista per l'elasticità delle esportazioni, insomma, delle spagnole sia significativa rispetto alla svalutazione dell'euro. Secondo me il controllo delle esportazioni. Ecco, questa cosa, forse l'elemento di novità che un pochino voglio darvi, perché di questa cosa ormai da decenni non si parla più. L'economia dei controlli, che vuol dire controllo delle importazioni, però può dire controllo dei prezzi, controllo dei salari, è una cosa che ha una tradizione in economia politica, qualcosa che ha una tradizione anche della sinistra. Il partito laburista inglese, quando andò al potere nel 45, ci andò con un programma economico basato sui controlli dei prezzi, mentre in Italia, per esempio, il partito comunista accettò sostanzialmente che si liberalizzasse tutto. Inghilterra, il Partito Laburista, applicò una politica dei controlli, incluso il controllo delle importazioni. Negli anni 70 ci sono degli scontri epici che vi dico spaventa, non dal lato dei controlli ovviamente, dal lato che più di si confà, diciamo, il consigliere economico principale del Partito Comunista, ma contro Massimo Vietti, uno degli allievi, oggi forse a parte Pasinetti, che ormai insomma, non pensiamo, Vietti è un anziano, non troppo, Vietti è il maggiore economista eterodosso italiano, non ho assolutamente dubbi su questo, purtroppo scrive poco, purtroppo nessuno lo forse fa un po' prezioso lui, insomma, è proprio il più importante economista eterodosso italiano, assoluto, scomparso Carignani. Fu scontieri a Pivetti perché c'è un gruppo a Cambridge, un vicino a Godley peraltro, che proponeva il controllo delle importazioni. Questa storia del controllo delle importazioni non viene dal nulla, e
quella è la strada, ma anche lì bisognerebbe qualche giurista andare a vedere i trattati europei, se fosse, perché forse i trattati europei come cose di emergenza, il Trattato delle importazioni dice: guardate, io faccio una politica espansiva, voi la fate? No, non la volete fare, bene, io non è che voglio importare di meno, io continuo ad importare quello che, però io faccio una politica espansiva e non, perché ne dovete beneficiare voi e io importare di più, no? Tipicamente in modo per battere il solito opportunismo tedesco, io fermo l'importazione al mio livello attuale di reddito e poi faccio una politica espansiva, ma io non importo una briccola di più, magari importo da altri paesi che fanno politiche simili, ma vedete nei trattati se diciamo c'è modo, diciamo cose di questo, ma sai, nei trattati ci sono sempre le cose di emergenza, chissà, però, ma è molto probabile che anche con una svalutazione, messo che questo aiuti, sul controllo delle importazioni lo devi fare. Chiudo, l'Italia non è la Spagna, noi siamo messi un po' meglio, cioè è molto probabile che già effetti positivi in Italia in una... tasso di cambio più competitivo ci sia, no? Probabilmente avremo bisogno anche noi di un controllo delle importazioni. Io direi che vi posso allora parlare. Ringraziamo Sergio. No, aspetta, aspetta Fabio, aspetta, io direi di fare un giro però più breve, 3-4 minuti secchi ognuno di voi, restando alla vicenda greca, però a partire anche, diciamo così, dalle cose che ha detto e dalle sollecitazioni di Sergio, perché sono convinto che gli amici MMT hanno una visione un po' diversa. Partiamo da Leonardo, poi segue Ernesto, poi Mario. Breve, ti alzi. Scusa, Moreno, sì. Breve richiesta di precisazioni dopo? Dopo chiediamo le precisazioni. Adesso finiamo questo giro sulla Grecia perché probabilmente ci sono idee diverse. Ma brevissimamente. Sì. Allora, è chiaro che la Grecia è il paese europeo tra quelli potenzialmente interessati all'uscita dall'euro messa peggio, però per esempio c'è il settore turistico, che è un settore che lavora molto sull'estero e quindi la riconquista della sovranità monetaria comunque un peso l'avrebbe avuto. È vero, io penso, quello che dice Sergio rispetto al fatto che non c'è stato l'assist né da parte russa né da parte cinese. E lì indubbiamente c'è un problema che riguarda anche noi, ma in termini diversi, perché sappiamo che il momento più difficile dell'uscita da una moneta unica a una moneta nazionale può essere prevedibilmente il periodo iniziale, in cui possono esserci più violenti cambiamenti nei rapporti di cambio, perché entra in gioco evidentemente anche la speculazione. Ed è chiaro che per far fronte ad un periodo di quel tipo ci vogliono delle riserve valutarie, che la Grecia non ha, ma non ha anche perché in questi mesi ha continuato a pagare le rate al Fondo Monetario Internazionale, alla BCE e così via e così via. Cioè io non nego la difficoltà, le cose che dice Sergio Cesarato sono assolutamente vere e ragionevoli, però loro hanno fatto l'esatto contrario di quello che avrebbero dovuto fare, per mettersi nella condizione di gestire meglio questo passaggio. D'altra parte poi il fatto che ci siamo arrivati, la conferma ce l'ha data appunto Varoufakis. Ora io non so collocare temporalmente, mi sembra che Mario diceva un mese e mezzo fa, probabilmente la tua è una deduzione, perché lui ha detto: io a un certo punto ho informato il governo greco che questi ce la mandavano avanti un mese, cioè fino alla fine di giugno, per strangolarci finanziariamente. Bene, se tu hai questa consapevolezza, la prima cosa è smettere di pagare. L'hanno fatto, ma solo un poco tutto. E poi, secondo, le tre misure che Varoufakis aveva proposto, e cioè non solo la moneta complementare, ma riprendere il controllo della banca nazionale e iniziare un default selettivo verso chi? Verso la BCE, che era quello che probabilmente avrebbe messo maggiormente in difficoltà la Grecia. Nella difficoltà generale del governo greco, che sarebbe sciocco non valutare, queste armi c'erano, queste armi non sono state usate. E d'altra parte qual è l'alternativa? Perché tu dici il debito. Beh, ad oggi Tsipras ha venduto la ristrutturazione del debito, ad oggi non c'è. Tu razionalmente dici, ed è quello che chiede il Fondo Monetario Internazionale, perché il Fondo Monetario Internazionale dice: guardate, il mio debito va pagato, è nello statuto, non si discute, insomma, la BCE pure, quindi è solo il Fondo Salva Stati
e i prestiti bilaterali con gli altri stati europei che andrebbero in default. Beh, io su questo mi sembra che c'è una resistenza forte da parte dell'insieme dell'Eurozona a farsi carico di questa quota di debito. Quindi non mi sembra che abbiano ottenuto un risultato importante da questo punto di vista. Ecco, perciò è una politica disastrosa e che probabilmente poi non risolve niente. Io ho visto Schäuble ieri ha detto, vabbè, ma il problema è che tra qualche mese siamo nella stessa situazione. Quindi la proposta che lui aveva fatto, che non è che l'aveva fatta per il bene dei greci, oppure per dar ragione a noi che dall'euro si può uscire, però rispondeva a una certa razionalità. Noi dobbiamo tenere in piedi questa baracca dell'euro, che ha necessariamente delle regole, questo è tutto importante. Tu però puoi uscire perché effettivamente ci rendiamo conto che questa situazione non la puoi reggere e poi vediamo il da farsi. Il non aver colto questo assist è veramente una cosa clamorosa che non ci sono parole per commentare. Anche perché in questa maniera avrebbero potuto scaricare la responsabilità della rottura sui cattivi tedeschi e al tempo stesso intraprendere la strada che era necessario intraprendere e che prima o poi comunque si porrà con le difficoltà che dice Sergio. Ernesto. Beh, io sono d'accordo su buona parte delle cose che ha detto Sergio, ma non su tutto. Vorrei parlare di due cose su cui non sono d'accordo. Tra l'altro, voi sapete che con Sergio non siamo soltanto colleghi, compagni e amici, però abbiamo avuto la stessa formazione, abbiamo le stesse posizioni. Anti-hegeliana. Lavoriamo nello stesso dipartimento e abbiamo la porta uno di fronte all'altro, per cui chiacchieriamo continuamente. Conosciamo proprio le... Ma che tutto il puzzo di sigaretta. Fumiamo insieme. Non anche diciamo. Però le divergenze escono fuori quando ci siamo in questi convegni, quando tocchiamo il convegno. Allora, una cosa che ha detto lui, importante, su cui sono d'accordo al 100%. Il keynesismo in un solo paese non è possibile. Non è un concetto secondario questo, è peggio del socialismo in un solo paese. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire non è possibile? In un solo paese con un'economia piccola e aperta. E quando dico piccola intendo dire il Giappone. Fate attenzione. Il Giappone ha un'economia il doppio dell'Italia. Anzi, vi voglio subito citare il Giappone perché è una cosa... Voi sapete che queste cose io ho sostenute già a suo tempo in convegni dell'NPL. E cioè che la dimensione nazionale non è sufficiente per uscire fuori da questa difficoltà. Soltanto quando lo dissi 4-5 anni fa al convegno di Chianciano sembravano delle cose astratte, teoriche, cose da economista. Oggi posso citare il caso del Giappone a dimostrazione della verità di quel testo. Cosa è successo in Giappone? Dopo 20 anni di stagnazione è andato al potere Abe, è tornato al potere Abe con un programma fortemente keynesiano di rilancio dell'economia, pesante svalutazione dello yen, politiche fiscali fortemente espansive, politiche monetarie fortemente espansive, fregandosi del deficit, del debito, eccetera, eccetera. Cosa è successo? L'economia è partita subito e hanno avuto 15 mesi di crescita, portando il tasso di crescita al 2,4%, 2,3%. Dopodiché sono rientrati in crisi. E naturalmente il Giappone è in crisi. La cosa è sorprendente. Cosa è successo? Successo che il Giappone è un'economia piccola e aperta. Aperta vuol dire che importa molto ed esporta molto. Precedente la situazione dell'Italia. Noi importiamo il 30% del PIL ed esportiamo il 30% del PIL, grosso modo. Quindi per noi i rapporti con l'estero sono fondamentali. Ed è importante anche il discorso che lui faceva sull'elasticità, ora è un po' tecnico, ma insomma sull'elasticità delle importazioni. Cosa è successo? Il Giappone ha incrementato le esportazioni, ovviamente perché si era svalutato ieri, ma non di tanto. Ha avuto questa ripresa del PIL, quindi sono aumentati gli investimenti, i consumi e le importazioni, e quindi il conto corrente è andato in deficit. Ora, il conto corrente in deficit, questo ce l'ha spiegato, vuol dire che il paese sta accumulando debito estero. Il Giappone ha un debito pubblico pesantissimo, il più grosso del mondo, che continua ad aumentare. Quindi con un debito pubblico grosso e in aumento e un debito estero grosso e in aumento, non puoi andare avanti.
sostanzialmente cosa è accaduto? Che a parte quei 15 mesi, che tuttavia sono già qualcosa di crescita, le politiche fiscali, le politiche keynesiane espansive del governo giapponese creavano occupazione all'estero e non in Giappone. Questa è la bisogna tenerlo presente quando diciamo che l'Italia deve uscire. In che senso bisogna tenerlo presente? Nel senso che l'uscita dell'Italia o della Grecia o della Spagna ha senso soltanto se l'innesco di un processo che porta all'uscita di altri paesi e alla creazione di un'economia continentale dell'Europa meridionale, almeno. Perché in una dimensione europea l'economia è meno dipendente dalle esportazioni. Noi buona parte delle nostre merci le esportiamo in Germania e in Francia. Quindi già se ci fosse la Francia e la Spagna, questa dipendenza dall'estero si ridurrebbe. Dopodiché, secondo me, si parlava di alba mediterranea, bisogna creare subito un'economia, non dico un mercato comune, comunque un'economia mediterranea che sia abbastanza integrata, in modo da avere le necessarie dimensioni continentali da permetterti di fare politiche keynesiane espansive senza creare quei disagi. Che non siano autolesionisti. Che non siano autolesionisti. Questa, su questo sono d'accordo. Non sono d'accordo su due cose. Primo, lui dice che si possono fare le politiche protezionistiche. Un paese che esce, come l'Italia, potrebbe fare politiche protezionistiche. Scordatelo, secondo me non è assolutamente possibile. Primo perché facciamo parte del WTO. E il WTO ha un organismo disciplinare per tenere in riga i paesi che fanno politiche protezioniste. È una specie di tribunale arbitrale in cui se un paese si sente leso da politiche protezionistiche di un altro paese, fa causa a quel paese e il WTO ha il potere di emanare sanzioni a quel paese e di autorizzare altri paesi a reagire a loro volta con protezionismo. Questo per quanto riguarda il mondo. A maggior ragione vale per l'Europa, che è il nostro principale mercato di esportazione. Per cui se tu fai politiche protezionistiche in Italia, la Francia e la Germania fanno quindi dei rappresaglie e ti ritrovi di nuovo con il culo del terzo. Fare politiche protezionistiche in un mondo globalizzato come oggi vuol dire fare l'autarchia di Mussolini. Sanzioni, vuol dire che dovremo fare il caffè di Cicoia. Bisogna capire questa cosa qua. Io sono assolutamente in dissenso con chi, non soltanto lui, anche Brancaccio sostengono di fare politica. Sì, qualcosa si potrebbe fare, politiche di tipo non tariffario, puoi chiedere di mettere Made in Italy scritto in grande sulle merci in modo che tu non vai a comprare un prodotto cinese credendo che. Sì, ma sono cose minime, non ti risolvono il problema. Secondo me l'uscita di un paese dall'euro ha senso se innesca un processo di creazione di un'economia europea o sud-europea integrata. L'altra cosa su cui non sono d'accordo è la sua citazione di Hayek, non tanto perché Hayek, come tutti sapete, è un sporco reazionario, è uno dei padri del liberalismo conservatore contemporaneo, della Thatcher, della Merkel, eccetera, eccetera. Ma perché quando Hayek dice che lo Stato federale deve essere uno Stato minimo, e lui ha in mente un'economia di mercato, capitalistica di mercato, in cui l'interesse delle imprese e delle nazioni prevale su tutto il resto. È chiaro che se noi dobbiamo metterci a competere con i francesi di chi paga di più i greci, succede quello che dice lui e che diceva Hayek. Secondo me no. Secondo me se si innesca un processo di rottura dell'euro e di creazione di una nuova entità politica, va inteso anche con un processo di cambiamento di sistema economico e politico, ed è una cosa che possono fare soltanto le sinistre, il che vuol dire che un eventuale governo di un'Europa del Sud non deve fare soltanto politiche keynesiane, ma deve fare anche politiche industriali, importanti politiche industriali, per rilanciare l'economia di paesi che hanno avuto l'economia distrutta dall'euro, per rilanciare l'industrializzazione dei paesi del sud Europa, Grecia, Italia meridionale, parti della Spagna, della Francia, eccetera. Se no non ha senso. Se no ricreiamo un'Europa sud che è la fotocopia dell'Unione Europea. Bisogna cambiare il sistema in molte cose. Allora in quest'ottica uno Stato federale forte è fondamentale. Secondo me,
ripeto, l'uscita unilaterale dell'Italia, della Spagna o della Francia, quello che è, ha senso se porta all'innesco di un processo che si deve concludere con una federazione politica dei paesi del sud Europa, con un governo che sia capace di fare, oltre alla politica keynesiana, anche politica industriale di rilancio dell'economia e di riduzione delle divergenze che già c'erano prima dell'euro e che si sono accentuate con l'euro. Ringraziamo Ernesto. Adesso, no scusa Mario, ti introduco un attimo. Come vedete, si parte dalla Grecia, poi si entra subito nel merito delle cose, cioè cosa eventualmente può significare un'uscita, quali le conseguenze sul piano economico, fiscale, monetario e anche geopolitico. Adesso diamo la parola a Mario Volpi, che penso sì, ci esprimerà un punto di vista un po' diverso. Allora, innanzitutto l'informazione che il piano B, la Grecia, l'ha iniziato a prendere in considerazione un mese fa o un mese e mezzo fa, c'è la data Galbraith tramite l'INET, che è stato il consigliere economico di Varoufakis. Prima non l'avevano presa minimamente in considerazione. Allora, riguardo il discorso di Cesaratto, io personalmente sono d'accordo su molte cose, e diciamo in particolar modo, che qua si ricollega anche alla posizione di Screfanti, dal lato diciamo che un'Europa federale è impossibile, come diceva Cesaratto, tant'è vero che i peggiori oppositori al piano di Tsipras sono stati proprio i paesi del sud Europa, cioè quei paesi che sono in crisi, quindi sia il governo Rajoy che il governo portoghese che il governo italiano. Perché si sono opposti alla Grecia? Perché loro hanno imposto delle misure di austerità nei loro paesi. Se poi arriva la Grecia, che magari gli vengono fatti degli sconti, fanno una figura del cavolo nei confronti dei propri elettori e quindi perdono consenso. Quindi da questo punto di vista però l'Europa federale non è possibile sia oggi sia tra gli stessi paesi del sud Europa, perché si verrebbero a instaurare delle dinamiche simili. Per quanto riguarda il Giappone, sì è vero che il Giappone diciamo per 20 anni diciamo, ha messo in atto politiche espansive, ma parliamo soprattutto di politica monetaria espansiva, nel senso che la Abenomics riguarda la politica diciamo monetaria, non la politica fiscale. La politica monetaria non aumenta la ricchezza finanziaria netta nel settore privato, perché sono degli scambi tra riserve bancarie e titoli che le banche danno alla banca centrale. Queste politiche fanno mandare a zero il tasso di interesse, ma non fanno, diciamo, riprendere l'economia. Tuttavia è vero anche che il Giappone ha fatto delle politiche fiscali espansive. Non a caso possiamo dire che l'economia non cresce a tassi elevati, ma è anche vero che si dice che sono in stagnazione, però hanno un tasso di disoccupazione del 3%. Cioè questo è importante, perché un conto un'economia che non cresce, ma che ha un tasso di disoccupazione del 15%, e diciamo il conto un'economia tipo il Giappone che non cresce, ma c'ha un tasso di disoccupazione del 3%. C'è un fattore demografico per questo, però. Le donne sono fuori dal mercato del lavoro e la popolazione è molto anziana. Il Giappone ha già questo problema anche. Comunque bisogna fare attenzione a non confondere l'Abenomics con politiche fiscali espansive, perché sono due cose diverse. E sul vincolo esterno, sul discorso del vincolo esterno, del controllo delle esportazioni e importazioni, noi non siamo d'accordo con questa visione, però magari preferiamo che il discorso emerga nella fase più pratica, quando parleremo dell'Italia, se no ci rincastriamo un'altra volta sul dibattito vincolo esterno, importazione e esportazione, non ne usciamo più. Sì, io soltanto un paio di cose sulla situazione greca. Condivido diciamo la conclusione che tende il discorso che ha fatto il professor Cesaratto, nel senso che la questione greca doveva essere giocata dal punto di vista geopolitico, non dal punto di vista economico,
perché le condizioni economiche della Grecia, come sappiamo, sono drammatiche e senza un appoggio di natura di un paese esterno, come osservava il professor Cesaratto, difficilmente poteva trovare una soluzione per far ripartire in modo autonomo l'economia. La Grecia, dal mio modesto punto di vista, aveva soltanto due possibilità: decidere se aveva un padrone che gli comandava come doveva apparecchiare la tavola e cosa doveva esserci all'interno del frigo, quindi restare nella zona euro che ti viene a dire le pensioni le devi tagliare così piuttosto che il memorandum, oppure avere un padrone che diceva te all'interno della tua casa la puoi arredare come ti pare, però sappi che i confini della tua casa ci penso io. Quindi il discorso, non essendoci stato, o come ha inteso il professor Cesaratto, non essendoci stato nelle parole di Tsipras una conferma di quelle che potevano essere le soluzioni con la Russia, ovviamente si sono trovati un circolo cieco e la strada non era ulteriormente percorribile. Quindi diciamo che io la vedevo più da un punto di vista di giocarsi la partita. Poi Varoufakis, tecnico, c'aveva eventualmente quelle che potevano essere le soluzioni tecniche, nazionalizzare la banca centrale, mettere la moneta parallela, però comunque sarebbe stato l'unica osservazione fuori tema Grecia. È vero che Mitterrand non poteva fare, cioè si è trovato in difficoltà a fare le politiche espansive keynesiane in Francia, è altrettanto vero che, come ci ricordiamo, negli anni 80 eravamo vincolati a un sistema monetario europeo che ci aveva un tasso di cambio semifisso. È naturale che se sei in regime di un tasso di cambio fisso o semifisso, le tue politiche fiscali espansive portano a beneficiare tanto gli altri e a non poterne più fare, perché hai le partite correnti che ti esplodono. Ma perché ti esplodono? Perché devi mantenere un tasso di cambio fisso o semifisso e quindi sei vincolato. Per questo l'osservazione sul discorso delle politiche keynesiane in un unico paese non è possibile, sicuramente non è possibile nel momento in cui hai aderito a degli accordi di tassi di cambio fissi o semifissi come potevano essere quelli dello SME. Ringraziamo Filippo. Allora, io adesso, dato che c'è stato già l'accenno alla questione, diciamo, geopolitica, intanto sottolineo che le affermazioni fatte da Varoufakis, che loro non avrebbero trovato sponde da nessuna parte, non avrebbero trovato sponde, vabbè, l'ha detto Tsipras, siccome è uno di quelli che ha firmato questo accordo, certo, capitolardo, potrebbe essere un piccolo opportunista solamente interessato. Sapete, molte cose riguardano questioni di diplomazia segreta, lo sapremo forse fra qualche anno. Non la prenderei per forza per buona questa cosa. Beh, la Cina però pubblicamente. Sulla Russia ho dei dubbi, però. Va bene, adesso non apriamo questa cosa, perché noi avevamo messo la prima domanda di questo nostro seminario, appunto: l'uscita dall'euro comporta anche l'uscita dalla UE? Allora, poi ritorniamo a tutte le cose che già avete accennato, sulla questione delle banche, della moneta e così via, per quanto riguarda l'Italia. Però, per esempio, il discorso che ha fatto Ernesto è molto radicale, appoggiandosi sulla tesi che l'altro giorno, appunto, Sergio accennava a Roma. A me francamente è un po' stupito, no? Però è giusta nella sua essenza. Non solo non esiste il socialismo in un solo paese, ma non esiste il keynesismo in un solo paese. Se non esiste il keynesismo in un solo paese, a questa domanda non avete risposto. Beh, risposto lui, in parte. Perché non puoi fare politiche espansive che si riducono per vantaggi commerciali per i tuoi concorrenti, insomma, no? Fai politiche espansive nella misura in cui i tuoi partner commerciali fanno a loro volta politiche espansive. Allora, se loro non le fanno, e nell'euro Germania non le fanno, perché sennò dovremmo cambiare i trattati e non è più l'Unione Europea, insomma, e allora ci si pone un problema. Ma se noi usciamo, no? E quindi la parola la passerei subito a Ernesto, però fa questa domanda. Sono al punto: l'uscita dall'euro comporta anche l'uscita dalla UE. Tu dici che l'uscita dall'euro
può funzionare, siccome non esiste il chiarismo in un solo paese e siccome è un altro, come dire, paradigma che tu usi, le politiche protezionistiche non è che sono sbagliate, sono inapplicabili, bisogna per forza che questa uscita avvenga nel contesto, no, di un'uscita complementare e parallela di altri paesi più o meno omogenei. Ora, ovviamente faccio notare che questo implica condizioni politiche simili, cioè che governi simili, faccio l'esempio dell'Alba in Latino America, che comunque non ha una moneta comune, l'Alba, Venezuela, Bolivia, eccetera, l'Ecuador, che addirittura usa ancora il dollaro, quindi figuriamoci, può esistere un'alleanza geopolitica di paesi, ma non necessariamente avere una moneta unica, perché è una follia. Quindi, tu dici, Ernesto, che l'uscita è possibile soltanto nel contesto di un'uscita... Ha senso, soltanto. Ha senso, sì. Siamo sicuri di questa cosa qui? E comunque è ovvio che anche quella sarebbe la rottura dell'Unione Europea, l'uscita dall'Unione Europea, certo. Perché è errato pensare che un paese, tanto più come l'Italia, possa uscire dall'euro provocando un terremoto di queste dimensioni e che la resta in piedi l'Unione Europea. È anche un'uscita dall'Unione Europea, perché tu fai, appunto, questa è la domanda, parto da Ernesto e poi segue Sergio e gli altri.